Attimi di terrore per una ragazza di Asiago e suo padre. Sono stati minacciati lei e picchiato lui dall'ex convivente della giovane. La furia della ragazza, un 26enne di Roana, iniziali UF, è stato poi arrestato venerdì nel pomeriggio, è stata terrificante. Ha minacciato di uccidere la ragazza con una katana e ha picchiato il padre di lei, accorso in suo aiuto usando una mazza da baseball. Il 26enne deve rispondere di una sfilza di reati: violazione di domicilio, minaccia aggravata ai danni dell'ex convivente, lesione aggravate ai danni del padre della stessa, detenzione e porto abusivo continuato di pugnale e mazza da baseball. Un giorno di fine luglio, palesemente armato di mazza da baseball e un pugnale con doppia lama di 20 cm, si era recato ad Asiago e si era introdotto ubriaco nell'abitazione della sua ex, sebbene questa avesse esplicitamente detto che non poteva entrare. Prima ha battuto con violenza sulla porta d'ingresso, poi ha iniziato a minacciarla, terrorizzandola. A nulla è servito l'arrivo del padre della ragazza, che appena giunto in aiuto è stato colpito alla gamba con la mazza. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Asiago, coadiuvati dagli agenti della polizia locale, che ha permesso di identificare il giovane violento in preda all'alcol. Aveva continuato ad inveire anche in presenza delle forze dell'ordine e alla fine è stato costretto a calmarsi. Il rapporto inviato dai militari dell'arma al pubblico ministero di turno ha permesso di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di avvicinamento a casa della vittima. Nell'abitazione dell'arrestato, che ora convive con una nuova compagna, durante la perquisizione di venerdì sono state rinvenute due katane con lame ben affilate di 70 cm, un machete con una lama di 36, trovati 12 grammi di marijuana e un altro materiale utilizzato per il consumo di droga che il giovane ha affermato essere a uso personale. Non è la prima volta che il 26enne si rende protagonista di episodi simili.